Detto Mariano, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra che ha collaborato con i più grandi artisti della musica italiana come Lucio Battisti, Mina, lui stesso grande artista. Qual è la tua musica alla quale sei più legato per un particolare ricordo e perché? No, non saprei dire, ho fatto una tale quantità di musica, faccio difficoltà a rispondere a questa domanda perché amo tutto quello che ho fatto, anzi amo le cose che hanno fatto meno successo, perché quelle di successo danno una grande emozione alle persone che ascoltano e quelle altre invece danno successo a me che le ho scritte. Senti, ma per un artista che ha collaborato con Battisti, con Mina, con Celentano, cos'è della musica di oggi che ti trasmette ancora un'emozione? La musica mi trasmette sempre un'emozione di tutti i tipi, non solo la musica leggera ma anche la musica classica, quella sinfonica, quella folk. È quello, dipende soprattutto dalla sensibilità di ognuno di noi. Io ogni volta che ascolto una cosa decido io se mi piace o no, ma non in un genere solo di musica, in tutti i generi. Cosa suggeriresti ai ragazzi, a chi si avvicina oggi alla musica, ai compositori, ai rapper? Guarda, io suggerisco la cosa più semplice del mondo. L'artista deve essere sempre se stesso. Nel momento in cui cerca di imitare qualcuno, di essere o più bravo o più di qualcun altro, deve soltanto valorizzare se stesso, cercare dentro di sé l'artista che ha ognuno di noi, di loro, di voi, di tutti. E questo è il consiglio che faccio a tutti quanti, anche a me. Ha detto Mariano Uomo, cosa ha avuto dalla musica e quali sono stati i personaggi che maggiormente hanno apportato alle tue qualità di artista? In ognuna di queste cose, qual è la musica più bella, il pezzo più bello, la persona più bella, io non riesco a fare classifiche, metto tutto su uno stesso piano, perché una volta sono rimasto attratto dalla voce meravigliosa di Mina quando ho cantato insieme, sono rimasto folgorato quando l'ha cantata. Ho avuto a che fare con Battisti in Sala Decisione, ho avuto a che fare con Mario Del Monaco, con Luciano Pavarotti, con tutta gente di una tale bellezza sia vocale che di persona, che fare una scelta per me è impossibile. Amo tutti quanti. Invece tra i vari aspetti della musica che tu hai prodotto, ad esempio hai fatto molte musiche da film, hai fatto musiche per il teatro, qual è l'aspetto che più ti dava emozioni? L'emozione vera me la dava in queste cose più la musica per il cinema che non quella per le canzoni, perché in effetti la musica per le canzoni si esaurisce in 3 minuti, 4 minuti, si lavora, si fa un sacco di cose, si migliora, ma tutto si risolve in 3 minuti. In un film invece la musica riempie mezz'ora, tre quarti d'ora, aiuta la comprensione del racconto, l'emozione di quello che ti viene presentato sulla scena. Questo mi ha colpito di più che non scrivere una canzone o fare una canzone, anche se, come dicevo prima, è difficile fare classifiche. Sei stato costruttore addirittura delle più grandi etichette musicali italiane. Esiste oggi un mercato discografico? Ma al momento io sono al di fuori di quelle che sono il momento di oggi proprio della discografia. Quella che ho vissuto io è finita praticamente nei primi anni 2000, perché e poi mi sono più interessato a cose, a rimettere in sesto cose che avevo fatto prima e che ho fatto anche così, ho fatto una commedia musicale nella quale racconto tutta la mia vita, per cui quella mi ha impegnato quasi un anno e mezzo e non sono veramente più al corrente, perché trovo una enorme distanza tra quello che succedeva fino a 20 anni fa
a quello che succede oggi, ma non tanto da un punto di vista artistico, anche da un punto di vista pratico, i computer, il web, la musica fatta sulle pennette, sulle chiavette, sulle cose, è un mondo al momento che mi appartiene molto meno, sono più legato a quello più reale, quello di fare la decisione con le persone vere. La musica suonata? È suonata dal vivo, dalle persone vere, che avevano emozione. Io quando facevo dei brani che seguivo gli arrangiamenti per Battisti, l'emozione della sua voce, il racconto della storia fatto dal testo, da Mogol che ha scritto sempre delle cose meravigliose, io ero portato con l'orchestra a far diventare, a valorizzarle, a amplificarle queste emozioni, e questo me le dava anche il lavoro base del racconto. Oggi questa cosa qui è la maggior parte delle volte affidata ai computer, affidata a qualcosa di più tecnico, c'è meno coinvolgimento emotivo in quello che si dice, secondo il mio punto di vista. Si compone partendo dalla musica o si compone partendo dalle liriche? Ascolta, io posso catalogarla come la 500.000 volte che sento questa domanda, perché a questa domanda non c'è risposta, nel senso che io ho avuto a che fare con i due, diciamo, parolieri tra i più importanti d'Italia. Uno è Mogol, il quale mi ha sempre detto che lui non ha scritto mai il testo prima della musica di Battisti. Lui ha sempre scritto il testo dopo la musica, e ha avuto a che fare con Franco Migliacci, che ha scritto Volare, dove Volare è stato scritto prima della musica fatta da Modugno. Quindi sono tutti capolavori, tutte cose importanti, e non c'è una formuletta magica che ti dice qual è il modo. Il modo è, io devo dire una cosa bellissima che un giorno mi disse Pasquale Panella, che tu conosci, non ti dico chi è. Pasquale Panella un giorno disse una cosa bellissima, disse: quando si fa l'offertorio in una messa, tu in mano hai il calice con del vino e dall'altra parte hai un pezzettino di pane, che è l'ostia, e solo pane e vino, nient'altro. Diventa una cosa magica nel momento in cui cosa lo alza e lo fa diventare una cosa ufficiale. In quel punto si fondono, in quel punto viene la canzone, dove la parte prima, il testo non è poesia, e la musica non è musica. Diventano, quando si mettono insieme, magicamente diventano una canzone. È una metafora bellissima di Pasquale Pannella, che usa parlare con metafore meravigliose. Non voglio dire che l'ho detta io, perché l'ha detta Pasquale Pannella. Ciao Pasquale. Senti, siccome noi parliamo a un pubblico soprattutto giovane sul web, giovane è bello, certo, bellissimo, bravi giovani. Però i giovani hanno senz'altro bisogno di consigli da un grande personaggio come te, e oggi ho notato che molti di loro usano, come tu prima hai accennato, comporre con questi programmi di software, con queste tastiere elettroniche. Qual è lo strumento sul quale tu componevi e che ti dava quell'emozione che poi diventava musica? Guarda, lo strumento principale per comporre è il cervello. Subito dopo bisogna attaccarlo al cuore. Detto Mariano, uno dei più grandi compositori italiani. Vabbè, non esagerare, perché sono presente. Si emoziona ancora quando compone? Io mi emoziono sempre quando compongo, anzi la cosa che volevo aggiungere a quella cosa che ho detto prima del cervello e del cuore è che tu, prima di poter trasmettere delle emozioni, le devi sentire. Perché se l'emozione non la senti, come fai a trasmetterla? L'artista dovrebbe essere un trasmettitore di emozioni e il pubblico un ricevitore di emozioni, ma tutti e due devono avere la possibilità e di trasmetterle e di riceverle, perché potrebbe anche darsi che bellissime canzoni e bellissime cose che fanno, sono diventati successi per un grande pubblico, per una buona parte di persone non l'emozionano per niente, non gli dice niente, è possibile pure quello. Quindi dipende moltissimo da quelle che sono le proprie sensibilità personali. Io personalmente, io vivo di emozioni, ragazzi, se no farei un altro tipo di mestiere. Quando scrivo una canzone io e quando la metto, poi addirittura le mie, poi me le suono e me le bagno da solo, nel senso che le scrivo e poi le realizzo da solo.
E mi devo emozionare io. Io prima di farle sentire gli altri devo essere convinto, devo emozionarmi io. Dopodiché lo metto a disposizione della sensibilità degli altri, ma prima devo essere convinto io. Cari amici di Acqua Dolce Web TV, un carissimo saluto e un abbraccio ipotetico, così, da Detto Mariano, che sono io. Ma io sono veramente, il mio nome è Mariano Detto, ma sono Detto Mariano.